Secondo giorno di Gamescom e anche all'evento teutonico non poteva certo mancare The Witcher 3. Come è successo alle 3, l'evento di CD Projekt Red è cosparso di un'aura quasi mistica. Entrare nella sala di prova è un'esperienza magica da vivere in rigoroso silenzio. La demo purtroppo era estremamente simile a quella già vista all'evento Los Angelino, che si concentrava su una missione della durata piuttosto breve, ma che ci ha comunque dato l'impressione di quello che potrà essere il prodotto finito, che secondo noi è un capolavoro. Tra le tante cose che ci hanno impressionato, sicuramente la regia virtuale è quella che la demo metteva maggiormente in mostra. Dei dialoghi che rendevano giustizia a una mimica facciale del protagonista, Geralt, veramente strepitosa, straordinaria. Dialoghi intrisi di un'ironia di sottofondo che crea quasi un paradosso, se vogliamo, con il resto dell'ambientazione fantasy, epica, estremamente seriosa, soprattutto con le tematiche che il gioco vuole sviluppare. Anche l'art design mostra il suo meglio, ha mostrato il suo meglio in questa breve demo. Un mondo veramente gigantesco, ci siamo ritrovati a un certo punto in cima a una montagna, una piccola collina, e abbiamo potuto vedere l'immensità dello spazio esplorabile, dello spazio che potremo esplorare durante l'avventura. Gli sviluppatori sono stati molto orgogliosi nell'annunciarci che tutto quello che vedevamo dalla cima di questa montagna sarebbe stato effettivamente esplorabile. Naturalmente abbiamo anche avuto la possibilità di vedere all'opera il gameplay, sebbene non fosse la parte più corposa dell'esperienza offertaci da CD Projekt Red. Un gameplay che fondamentalmente è sempre lo stesso, per fortuna, ma che si arricchisce di qualche elemento, come l'interazione con gli scenari di gioco. Per esempio, a un certo punto Geralt lanciava un incantesimo di fuoco e, sfruttando delle fuoriuscite di gas, l'effetto devastante di questo incantesimo veniva maggiormente potenziato, coinvolgendo un gran numero di nemici. Grande attesa insomma per The Witcher 3, chiamato tra l'altro al difficile test di confermare le promesse di CD Projekt Red, cioè quella di offrire dei comparti grafici identici per tutte le tre versioni, PC, PS4 e Xbox One. Ce la faranno? Secondo noi hanno buone probabilità di farcela.